raccontando di una mostra fotografica che non è solamente raccontare di immagini, in questo caso di immagini fotografiche, ma è soprattutto raccontare di un mondo. Andiamo a conoscere, o a conoscere ancora più in dettaglio, una figura di fotografo considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista francese e anche nello stesso tempo del fotogiornalismo di strada. Per capire di più rispetto a questa figura abbiamo insieme con noi due ospiti, il curatore della mostra al Filatoio di Caraglio in provincia di Cuneo, lo ricordiamo, la mostra dedicata al fotografo Robert Doisneau e la mostra intitolata Trame di vita, uno straordinario viaggio per immagini nella Parigi del Novecento e nelle fabbriche francesi del XX secolo. Ricordo che questa mostra al Filatoio di Caraglio sarà aperta fino al 23 febbraio prossimo. Intanto, Gabriel Boré, bonjour, buongiorno. Bonjour. E per aiutarci nella traduzione abbiamo la presenza preziosa di Manuela Vico. Buongiorno Manuela Vico. Buongiorno. E ricordo che Manuela Vico rappresenta l'Alliance Française, ricordo inoltre che l'Alliance Française promuove la lingua francese e le culture francofone nel mondo attraverso una rete internazionale veramente molto molto capillare. E adesso andiamo a passeggiare nel Filatoio di Caraglio per conoscere più da vicino l'opera fotografica di Robert Doisneau. Anzitutto, Gabriel Boré, lei ha già curato diverse mostre per quanto riguarda questo artista della fotografia. In che modo ogni mostra rappresenta sempre un nuovo punto di partenza, ma soprattutto un nuovo punto di prospettiva nell'analizzare, nell'entrare nell'immagine fotografica di Robert Doisneau? Monsieur Borel, vous êtes déjà occupé et vous avez organisé plusieurs expositions autour de Robert Doisneau. On vous demande donc de préciser dans quelle mesure chaque exposition représente un point de départ nouveau ou et même en même temps une nouvelle perspective sur ce grand photographe. Alors, la première exposition que nous avons montée avec Sylvana Editorial était un parcours personnel, un point de vue personnel à travers l'œuvre, en essayant de retracer une évolution de la vision de Robert Doisneau depuis ses premières images où il exprimait une certaine timidité par rapport aux personnages qu'il photographiait, et c'est pour ça qu'il allait plus volontiers vers les enfants. Et puis petit à petit, il s'est rapproché de la société adulte, je dirais, et commencé à construire un regard personnel sur le théâtre de la rue, on pourrait dire de manière générale, c'est-à-dire que c'est dans la rue et dans le contexte aussi de certains intérieurs comme les bistrots dans lesquels il se trouvait bien et il trouvait une certaine complicité aussi avec les personnages qu'il photographiait, parce que pour lui, il n'y avait pas de photographie sans, je dirais, d'une part le plaisir de faire des images, mais aussi une forme de, on pourrait dire même d'amour pour les personnages qu'il photographiait. Et c'est un temps, finalement, je dirais, révolu aujourd'hui, parce que cette liberté qu'il a exprimée dans les rapports avec ses personnages, je crois qu'aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire. Donc, il appartient, en ce sens, à l'histoire, à une page d'histoire qui est peut-être qui a peut-être disparu aujourd'hui. On ne peut plus faire des photographies comme il les faisait auparavant.
Ripercorro dunque i miei ricordi. La prima esposizione che ho creato con Silvana Editoriale consisteva a ritracciare un percorso personale di Robert Doisneau a partire dai primi scatti, dove esprimeva una certa timidezza nei confronti dei personaggi osservati, e per questo motivo dunque Robert Doisneau si occupava principalmente dei bambini, con cui instaurava un rapporto particolare di grande complicità, cosa che poi è riuscito a applicare più tardi, diciamo maturando la sua fotografia e avvicinandosi alla società degli adulti, dove amava particolarmente piuttosto, diciamo, fotografare anche gli interni delle case, ma soprattutto gli interni dei bistrot, dei caffè parigini, stabilendo un contatto particolare con i clienti, con i suoi personaggi, quasi come se fosse un affetto personale che stabiliva con queste persone. Diciamo che in questo senso la fotografia di Robert Doisneau appartiene a un tempo passato. Per quale motivo? Perché oggigiorno è impossibile stabilire lo stesso rapporto di complicità, di affetto quasi con i propri personaggi, e quindi per questo motivo Robert Doisneau rappresenta una pagina storica importantissima della storia della fotografia. Gabriel Boré, facciamo un passo indietro. Le chiedo di raccontare... Per chi non conoscesse la figura di questo fotografo, Robert Doisneau, forse si sia limitato a conoscere, come la maggior parte di noi, forse a conoscere quella figura straordinaria, quell'immagine straordinaria dei due amanti, no? Che si baciano per strada. Chi era Robert Doisneau? Monsieur Boré, nous désirons vous poser une question. Pour ceux qui ne connaissent pas Robert Doisneau ou qui le connaissent tout superficiellement, par exemple par rapport à cette célèbre image du baiser de l'hôtel de ville, bon, pouvez-vous nous dire qui est ce personnage, Robert Doisneau? Alors, Robert Doisneau est né dans un milieu, on pourrait dire en français, petit bourgeois. Un milieu simple. Il a commencé à faire des études dans une école, l'école Estienne à Paris, qui est une école de typographie, de graphisme. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas commencé tout de suite à faire de la photographie. Il a d'abord abordé, disons, la question graphique sur le plan de professionnel, pour faire des brochures publicitaires, pour faire de la lettre, etc. Et c'est un moment important qui est arrivé en 34, lorsque un directeur du service photo des usines Renault l'a contacté pour savoir si ça l'intéresserait d'aller travailler au sein des usines Renault dans le service photo. Donc, les premiers pas sur le plan professionnel de Robert Doisneau ont été faits dans un contexte très particulier, un contexte industriel, où il allait à la fois faire un travail documentaire sur tous les aspects de l'usine, et puis aussi utiliser ce qu'il avait un petit peu appris quand il avait fait un stage chez le photographe André Vigneault, c'est aussi commencer à faire de l'image publicitaire. Donc il était à la fois dans l'illustration et la publicité, mais avant tout, c'était surtout un travail de commande. Il n'était pas encore, comment dirais-je, engagé dans une recherche, dans un travail personnel, et donc il avait à répondre à des obligations, à des contraintes. I primi passi di Robert Doisneau sono stati fatti in un ambito molto particolare, ma partendo proprio dalla sua infanzia, lui è nato in un ambiente che può essere definito di piccola borghesia, molto semplice. Poi in realtà non ha iniziato subito a fare della fotografia,
anzi è entrato in una scuola dove ha imparato a fare della grafica e infatti sotto questo profilo ha iniziato a lavorare occupandosi essenzialmente di pubblicità, di immagini, di comunicazione, se vogliamo. Più tardi quello che è stato il tournant, il momento che ha determinato la sua professione è stato nel 1934 quando uno dei direttori della fabbrica Renault gli ha proposto di entrare come dipendente nella fabbrica Renault per curare la parte della fotografia, cioè fare, diciamo, delle foto, entrare quindi nel servizio fotografico dell'azienda per documentare i diversi passaggi della produzione e comunque della fabbrica. Diciamo che quindi gli inizi sono stati di questo tipo, quindi lui ha contattato, è entrato quindi a servizio di un'industria, però ha allargato il discorso della fotografia iniziando a fare della pubblicità, quindi non solo foto, ma in una prospettiva di comunicazione e pubblicitaria. Soltanto successivamente ha potuto dedicarsi a una libera professione. Ricordo che questa mostra, la mostra di su Robert Doisneau, Trame di vita, è organizzata dalla Fondazione Artea ed è un elemento importante di informazione perché Fondazione Artea nel suo passato, nel presente e ovviamente anche nel futuro pone l'arte e la cultura come elemento fondante di grande comunicazione, come in questo caso la mostra di Robert Doisneau, la mostra di Elliot Erwitt e tante altre. Elliot Erwitt, che tra l'altro racconteremo nei prossimi giorni, mostra che è in corso per l'appunto a Saluzzo. Gabriel Boré, vorrei però tornare su un'affermazione che nel corso della inaugurazione della mostra al Filatoio di Caraglio, il presidente della Fondazione Artea, Marco Galateri di Genova, ha avuto modo di sollevare un aspetto molto piccolo, ma per me importante, no? Sembra marginale, ma qui entriamo veramente nell'anima anche delle foto. Marco Galateri di Genova ha detto che Robert Doisneau era interessato a quello che fotografava. Sembra una frase scontata per un fotografo, ma non per nulla, ma soprattutto per Robert Doisneau. Che ne pensa? Monsieur Boré, je voudrais entrer vous demander un détail sur cette exposition de Robert Doisneau au Filatoio de Caraglio qui a été organisée par la Fondation Artea qui met la culture, l'image et l'art au centre de tout intérêt communication. Le président de la Fondation Artea a dit pendant l'inauguration à Caraglio que Doisneau s'intéressait aux personnages qu'il photographiait. Ce qui peut sembler une petite idée marginale, mais qui, à mon avis, est quand même un élément fondant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Merci. Alors, effectivement, la photographie que l'on voit sur les murs de la filature est amplement consacré à une vision d'une société française, je dirais pour la plus grande part une société géographiquement très cernée, très limitée, c'est-à-dire que Doisneau est un amoureux de Paris, est un amoureux de sa banlieue, c'est dans ce contexte qu'il a développé son œuvre. Parallèlement aux travaux de commande dont on a parlé tout à l'heure, notamment ce qu'il faisait pour Renault, le dimanche, quand il avait du temps, au lieu de se reposer, il a commencé à parcourir les rues, aller rencontrer des gens, s'installer à certains endroits pour voir qu'est-ce qui allait se passer sous ses yeux. Parfois, il revenait avec une image, parfois, il revenait bredouille, comme un pêcheur à la ligne. Mais ce qui le portait, c'était cette relation dont je parlais tout à l'heure, avec les individus, avec une société dont il partageait, je dirais,
les plaisirs, mais aussi les inquiétudes, les rêveries. Il y a plusieurs photographies dans lesquelles on voit pas seulement, disons, une information sur les vêtements de l'époque, les voitures de l'époque, etc. Mais on voit aussi paraître chez certains jeunes ou vieux des états d'âme, des postures parfois presque même inquiètes. Donc ce n'est pas seulement un travail documentaire sur une société qui certes intéresse évidemment le public parce qu'il voyage dans le temps, mais c'est aussi progressivement, il entre dans, je dirais, la sensibilité des personnes qu'il photographie. Donc, il est pas seulement peintre, il est aussi, je dirais, reporter d'une manière d'être dans cette période très riche de l'après-guerre en France, où la société se reconstruisait, où on trouvait des nouveaux rapports entre les gens. Donc il y a au-delà du document, il y a véritablement une traversée, disons des mentalités, des façons de vivre, et c'est ça qui fait la richesse de son projet photographique. È interessante notare nelle immagini che sono appese appunto nel filatoio di Caraglio e che queste immagini si ricompongono e costruiscono una società ben precisa e ben limitata. Si tratta di Parigi che Doisneau amava enormemente, ma soprattutto della periferia parigina. In effetti Doisneau nel giorno unico che gli era possibile, la domenica, libero dagli impegni di lavoro con l'industria Renault, amava passeggiare nella zona, appunto nelle periferie, cercando delle situazioni, tentando di interessarsi ai personaggi, qualche volta addirittura posizionandosi in qualche angolo, in qualche posto specifico per vedere cosa avrebbe potuto succedere sotto i suoi occhi per bloccarlo in un'immagine. Qualche domenica tornava a casa magari dopo tutta la giornata con una foto, altre volte con nulla in mano, un po' come i pescatori quando non pigliano nessun pesce. Quello che è interessante notare è che in tutti i casi Doisneau non ha solo consegnato una documentazione di una società specifica, quella del dopoguerra, in un momento in cui si stava ricostruendo, ricreando i rapporti fra le persone, ma è entrato nella psicologia dei personaggi, tentando di cogliere qualche stato d'animo particolare, qualche volta di inquietudine, preoccupazioni, o anche nella posizione stessa dei personaggi, che ricreano una situazione particolare. Ci fa dunque capire che non è solo questa documentazione che gli interessa, ma è proprio un mondo che ormai per noi è totalmente passato, ma che possiamo capire grazie alle sue fotografie. Alle fotografie di Robert Doisneau in esposizione al filatoio di Caraglio, ricordo, in provincia di Cuneo, ci sono oltre 100 foto originali in 8 sezioni cronologiche. Il viaggio va dalla prima fotografia scattata nel 1929, quando Robert Doisneau aveva appena 17 anni. Tra l'altro c'è una coincidenza molto importante, questa è stata un'intuizione sicuramente straordinaria per questa mostra, ovvero siamo all'interno del filatoio di Caraglio e c'è un filo rosso che lega anche la fotografia di Robert Doisneau, che la fa rendere ancora più protagonista all'interno di questa struttura, perché viene raccontato anche un reportage realizzato nel 1945 nella manifattura tessile di Aubusson. Monsieur Boré, donc il y a un détail intéressant dans la filature de Caraglio, il y a des images qui représentent le reportage que Robert Doisneau a fait dans la manufacture d'Aubusson. Pouvez-vous nous parler de ça? Merci. Alors, à Aubusson, Robert Doisneau s'est rendu dans cette ville
en 1945, qui est une ville du centre de la France, près de Limoges, qui est une ville très étroitement associée à une manufacture de tapisserie, et pour laquelle de nombreux artistes étaient invités à proposer des projets. Et Robert Doisneau était commandité par un magazine, une revue artistique et culturelle qui s'appelle Le Point, dirigée par un certain monsieur Pierre Betz, et il a travaillé régulièrement pour cette revue, et un certain projet est né en 1945 d'aller faire un reportage sur la manufacture de tapisserie d'Aubusson, et il a réalisé pendant une dizaine de jours, il a travaillé sur le sujet en se rapprochant au plus près des ouvriers qui travaillaient de façon très artisanale. Et c'est aujourd'hui très surprenant parce qu'aujourd'hui, il y a une mécanisation qui s'est installée dans les entreprises. Mais là, on voyait vraiment que le geste de la main était fondamental. On voyait aussi ces machines un peu archaïques. Et il a pris beaucoup de plaisir, je crois, à se rapprocher de cette population ouvrière, comme il s'était auparavant rapproché des usines Renault et des ouvriers de chez Renault. Parce que finalement, dans l'œuvre de Robert Doisneau, de manière générale, il y a ce sentiment de proximité, d'empathie avec le monde ouvrier, sans pour autant rendre les choses plus noires ou plus tragiques, sans vouloir forcément délivrer un message politique ou social. Il était là, dans cet univers d'Aubusson, il a évolué dans les différents espaces, à l'intérieur et à l'extérieur, et chaque fois, il a essayé d'être précis dans son acte photographique, mais d'être aussi respectueux de la façon dont ces gens travaillaient et d'être au plus proche de leurs gestes, de leur, je dirais, de leur application à réaliser un travail finalement qui était très complexe, très délicat, très subtil. Et il en a fait un très beau reportage que la revue Le Point a publié quelques mois après 1945. Nel 1945, la rivista culturale Le Point ha incaricato Robert Doisneau di fare un reportage a Aubusson. Aubusson è una città particolarmente incentrata sulla tessitura degli arazzi. Quindi Robert Doisneau è stato una decina di giorni a Aubusson, che è nel centro della Francia, vicino a Limoges, circa, e ha fotografato i personaggi, soprattutto gli operai, il mondo operaio, che all'epoca a Aubusson lavorava in modo ancora molto artigianale, utilizzando anche delle macchine ancora molto arcaiche. Oggigiorno tutta questa tessitura è altamente tecnologizzata e meccanizzata. Quindi lui ci offre uno spaccato di un mondo che è totalmente scomparso, interessandosi particolarmente al mondo operaio, cogliendo i gesti della mano, delle mani degli operai, che erano di una grande abilità nel tessere, nell'intrecciare questi arazzi, un po' esattamente come si era interessato in precedenza agli operai della fabbrica Renault. Il suo rapporto con questi personaggi è sempre stato comunque molto rispettoso, non volendo né appesantire né fare della politica, ma semplicemente rappresentare quello che era il loro universo di lavoro,
la loro vita quotidiana. Infatti lui non si è interessato unicamente all'interno dell'azienda, della fabbrica di Aubusson, ma anche girando nelle abitazioni, cogliendo anche gli operai in altri momenti della loro vita quotidiana. Vorrei ricordare il catalogo della mostra pubblicato dall'editore Dario Cimorelli, Robert Doisneau, Il mondo del lavoro, scritto da Gabriel Boré. Prima di chiudere questa conversazione, quando noi raccontiamo le mostre qui nel nostro podcast Il posto delle parole, chiediamo sempre agli ospiti la stessa cosa, vale a dire estrarre una immagine e farcela vedere con parole sue. Gabriel Boré, quale immagine ci racconta? Toujours on demande à nos invités de présenter une image en la décrivant pour nous faire vraiment voir cette image que eux estiment être représenter leur monde. Alors évidemment, l'image la plus emblématique de l'œuvre de Robert Doisneau, un peu comme la Joconde de Léonard de Vinci, c'est le baiser de l'hôtel de ville. C'est une image que l'on peut tout à fait commenter pour essayer de comprendre, d'une part, quelle en est l'origine et d'autre part, quelle en était sa destinée. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que c'est une photographie qui a été commandée par le magazine Life, le magazine américain, très célèbre à l'époque, dans les années 50, qui commandait beaucoup de photographies à des photographes de tous les pays, et notamment en France. Et le magazine Life voulait illustrer un certain type de comportement parisien, dans une ville où l'expression, le sentiment amoureux s'exprimait dans la rue, avec une certaine forme de liberté. Donc Robert Doisneau a été déjà, comment dirais-je, à cette époque-là, avait déjà une certaine réputation, un savoir-faire, une expérience de prise de vue en extérieur, et c'est pour ça que le magazine Life avait fait appel à lui. Et donc, il a choisi de mettre en situation, pour ne pas dire mettre en scène, une relation amoureuse dans la rue, dans les lieux les plus, je dirais, emblématiques de la capitale. Et il est allé chercher pour se faire un couple de comédiens qui avaient d'ailleurs eux-mêmes qui flirtaient déjà un petit peu à l'école de théâtre. Et il les a promenés, entre guillemets, dans les rues et choisi d'installer ce couple qui marchait ensemble, qui exprimait une forme de lien amoureux. Il a choisi de les photographier, on pourrait dire in situ, avec son savoir-faire, c'est-à-dire que Robert Doisneau, à cette époque déjà, avait une très grande maîtrise de la relation entre les personnages et le décor, et donc, à un moment donné, il les a emmenés sur la place de l'Hôtel de Ville à Paris, place assez connue, et là, il a réussi d'une certaine manière à faire en sorte que ce couple qui se traverse, disons, le cadre de sa photographie, il a réussi à créer une harmonie entre ce geste amoureux, ce baiser, et un environnement qui, lui, était non mis en scène. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, cette photographie, elle est réussie parce que elle arrive à combiner à la fois une situation préparée, réfléchie, j'allais dire conceptualisée, et un environnement quotidien, j'allais dire naturel, qu'on trouve dans la rue, dans Paris, à cette époque-là. Et c'est ça, cette réussite, c'est-à-dire cette combinaison de
d'une forme de mise en scène et d'un environnement sur lequel qu'il a su capter. Donc c'est un peu un double, il y a une double virtuosité dans cette photographie. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que cette photographie est parue dans Life, mais pas de manière spectaculaire. Elle est parue dans un format tout à fait dans la double page, un petit format. Mais c'est qu'un jour, il y a eu un éditeur d'affiches qui a capté cette image, qui s'en est emparé, qui a fait une série d'affiches. Et petit à petit, cette œuvre, qui était au départ simplement une partie d'un reportage, a trouvé une destinée absolument incroyable. Elle a été copiée, recopiée, transférée sur des tas de supports, y compris des assiettes ou des oreillers. Et elle est devenue, elle est devenue autonome. Elle s'est détachée du geste du créateur. Et ça, c'est la chose la plus, ce qu'un artiste peut souhaiter de mieux, c'est que l'œuvre, son œuvre, prenne son indépendance et vive par elle-même. Quello che voglio proporvi è dunque un'immagine ipercelebre di Robert Doisneau chiamata Le baiser de l'hôtel de ville, il bacio del municipio. In realtà questa foto è stata ordinata da una rivista americana, Life, molto conosciuta negli anni 50, che ordinava, che richiedeva artisti di, diciamo, del pianeta, i più famosi, delle immagini soprattutto esterne, degli esterni. E si è rivolta appunto a Robert Doisneau, che era diventato anche un esperto di una fotografia di esterni, gli ha chiesto appunto di rappresentare in qualche modo il sentimento che si riteneva essere diffuso all'epoca a Parigi, il sentimento amoroso, come poteva essere rappresentato attraverso la tua fotografia. Robert Doisneau a questo punto si è rivolto a una scuola di attori e ha trovato due attori giovani che in più già avevano un sentimento che li legava, per cui diciamo è stato abbastanza comprensibile la sua scelta. Poi ha iniziato con loro a farli passeggiare attraverso i luoghi più emblematici di Parigi e finalmente l'immagine, quella famosissima, è stata scattata sulla piazza del municipio di Parigi, quello che è vicino alla Notre-Dame, l'Île de la Cité. Questa fotografia, questa immagine, dapprima non ha avuto un suo peso particolare, è stata pubblicata appunto nella rivista Life in un formato normale, non ha colpito, diciamo, particolarmente i lettori o un pubblico avvertito. In definitiva si è trattato di un produttore di manifesti che si è interessato a questa immagine e ha incominciato a riprodurla sui manifesti. E pian pianino questa immagine, che per Doisneau rappresenta un po' ciò che è la Gioconda per Leonardo da Vinci, ha iniziato a prendere una sua vita personale, a essere slegata, indipendente dall'artista stesso, a tal punto che la ritroviamo non solo sui manifesti, sui giornali, dappertutto, ma anche addirittura sui piatti, sui cuscini. Questo, diciamo, è il frutto di un'abilità particolare di Robert Doisneau, che è riuscito a conciliare due aspetti particolari. Da una parte una fotografia strutturata, cioè messa in posa, creata espressamente, e insieme conciliare con l'ambientazione, cioè l'Hôtel de Ville, quello che rappresenta una quotidianità. Questa fusione di questi due elementi risulta magica in questa foto, che sembra addirittura naturale, colta sul vivo, senza particolare, diciamo, organizzazione, ciò che in realtà invece è stato fatto. E adesso vorrei chiedere a Manuela Vico, insieme all'Alliance Française vengono organizzati degli incontri molto particolari, ce li vuole raccontare brevemente? Certamente è stato un grande piacere con noi collaborare con Artea e il primo incontro è già prossimamente il 25 ottobre alle 17, sarà presso il filatoio e interverrà la dottoressa Monica Poggi,
che presenterà appunto il personaggio Duhanneau, un po' il suo percorso, diciamo una lettura introduttiva. Avremo poi il grande piacere di avere soprattutto ancora Gabriel Bauret a gennaio, che presenterà questa sua pubblicazione. Quindi invito tutti a venire a ascoltare e incontrare Gabriel Bauret a gennaio, e avremo infine in videoconferenza anche la conservatrice del museo di Aubusson. Quindi avremo veramente una voce diretta che ci presenterà il lavoro reale interno degli operai della questa manifattura, che ha richiamato anche progetti d'arte. Avremo anche poi Chiara Ramero, che parlerà soprattutto sull'infanzia e i bambini, questo nel mese di dicembre. Quindi una serie di incontri interessanti per approfondire il discorso della fotografia, che si concluderà con Alice Galouin, che presenterà e creerà un laboratorio per proporre, non dico di imitare, ma di provare a fare delle foto artistiche come le faceva Robert Duhanneau. Quindi direi che è un percorso interessante che affronta vari aspetti della fotografia. E la mostra Trame di vita di Robert Duhanneau è a Caraglio, al Filatoio, ricordo Caraglio in provincia di Cuneo, fino al 23 febbraio. La mostra è a cura di Gabriel Bauret e Chantal Bauret, in collaborazione con Francine Derudille e Annette Duhanneau. Tutto questo succede al Filatoio di Caraglio grazie alla Fondazione Artea. Intanto desidero ringraziare per il tempo dedicato, ma non solo, il curatore della mostra Gabriel Bauret. Grazie ancora, e grazie alla interpretazione e traduzione cristallina, come sempre, di Manuela Vico. Grazie, grazie davvero e buona giornata. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.